Continua l'escalation tra Svezia e Turchia dopo il gesto di un attivista di estrema destra che ha bruciato in piazza a Stoccolma una copia del Corano. Ora questo gesto di protesta rischia di costare a Stoccolma il via libera di Ankara al suo ingresso nell'Alleanza Atlantica. Non avremo più nessuna tolleranza verso i responsabili di quanto accaduto davanti alla nostra ambasciata, anche rispetto all'ingresso della Svezia nella NATO. I membri di queste organizzazioni terroristiche sono liberi di girare per le vostre strade. Ora voi non vi potete aspettare la nostra approvazione per la vostra adesione alla NATO. Il gesto dell'attivista ha sollevato un polverone anche dentro i confini svedesi, con una parte della comunità musulmana locale che si è sentita profondamente offesa dal rogo del libro sacro. Rimane irrisolta anche la questione delle proteste filo-curde, che negli ultimi giorni hanno avuto luogo in Svezia. Manifestazioni che hanno irritato ancora di più il leader di Ankara,